si chiama e cosa rappresenta? Sono Marco Bernardini e rappresento la Proloco di Monteveglio, la sezione turistica Proloco di Monteveglio. Qual è il messaggio di questa giornata e chi vi partecipa? Dunque, il messaggio originariamente era la festa delle terre ritrovate, praticamente un evento che percorre e rivive quella che è un po' la cultura contadina del nostro paese. In questo caso è stata accomunata un'iniziativa del sabato sera Pro Haiti, cittadina Petit Gove, vittima appunto del terremoto, e una parte dei proventi di questa iniziativa, anzi l'intero utile della festa, sarà devoluto appunto alla cittadina, comunità di Petit Gove, per la ricostruzione della loro scuola. Cosa vi occupate come Proloco? Come sezione turistica diciamo che abbiamo l'onore o l'onere di cercare di promuovere e collaborare, condividere con le varie associazioni sul territorio per quelle che sono le iniziative di promozione turistica, culturale e anche ludica, perché no? Organizziamo e collaboriamo all'organizzazione di alcuni eventi durante l'anno. Quindi come riuscite a sostenere le vostre iniziative e comunque che tipo di contributi economici avete? Diciamo che l'unico contributo che abbiamo è il contributo che ci fornisce l'amministrazione comunale, e una volta l'anno ci vengono erogate una cifra, quest'anno sono stati 5.000 euro per l'organizzazione dei nostri eventi. L'evento clou è la festa da Medioevo, la festa che si svolge solitamente la prima settimana di giugno. Mentre come riuscite a divulgare le vostre iniziative sul territorio? Sul territorio quest'anno abbiamo ricominciato via radio con un emittente appunto che copre il territorio emiliano romagnolo, se no con la pubblicità tramite locandine, e quest'anno per la prima volta abbiamo approntato un nostro sito internet. Mentre la vostra prossima iniziativa che avete in programma? Quale sarebbe? Prima di questa iniziativa c'è stata la Festa Country, che diciamo è una iniziativa per la prima volta sul territorio, questa è la seconda edizione, che vede accomunate 7 associazioni diverse. L'intero utile di questa iniziativa è destinato ad opere di solidarietà, quindi nemmeno un euro viene trattenuto dalle varie associazioni, e una parte di questo utile è destinato alle iniziative del Natale. Quindi noi prevederemo che dall'8 di dicembre all'8 di gennaio, con un alberone in piazza, l'albero di Natale, riuscire ad organizzare alcuni eventi che siano comunque un momento di aggregazione per tutta la cittadinanza. Va bene, questo è tutto, la ringraziamo. Grazie a voi.